Ministeri di Magillo e ho lavorato per 30 anni alla Commissione Europea a Bruxelles e anche in un'altra sede, e adesso sono da pochi anni in pensione e collaboro con la Presidenza del Consiglio e il Dipartimento delle Politiche Comunitarie. Mi fa piacere partecipare agli eventi dell'ISPI perché penso che l'orientamento e la formazione dei giovani italiani in questo caso sia molto importante per aiutarli a proiettarsi nelle carriere internazionali. Di loro c'è un grande bisogno perché l'Unione Europea è un datore di lavoro interessante dal punto di vista numerico, perché occupa circa 40.000 funzionari, sia per la qualità del lavoro e la qualità delle prospettive che offre. Quindi c'è sicuramente bisogno di giovani talenti italiani che saranno sempre più in concorrenza con i loro omologhi dei 27 Stati membri, ma che hanno sicuramente delle buone opportunità, anche perché per motivi demografici nei prossimi anni, nell'arco di 3-5 anni, ci sarà un grossissimo ricambio negli organici delle istituzioni europee a tutti i livelli. Quindi molta gente, il 40% dei funzionari andranno in pensione e il 60% del management. Questo significa opportunità per chi entra e opportunità di crescita di carriera per chi è già dentro. Come si entra, come ci si prepara? Come dicevo, l'Unione Europea cerca talenti, quindi questi talenti vanno cercati nelle università italiane che sicuramente offrono un'ottima preparazione. E però non basta sapere, c'è bisogno di saper fare, anzi nelle nuove tipologie di concorsi si verificano proprio le competenze degli aspiranti funzionari, competenze che non sono solo di tipo tecnico, giuridico, economico, ma anche il saper comunicare, avere qualità di leadership, portare risultati, saper lavorare in un ambiente multiculturale, internazionale, padroneggiare molto bene una o più lingue straniere, meglio se due, oltre la propria lingua madre. E quindi portare un contributo costruttivo ai lavori delle diverse istituzioni europee. Le istituzioni sono molte, non sono solo a Bruxelles, perché ci sono molte altre sedi, c'è Lussemburgo, ci sono le agenzie europee dislocate in tutti i paesi dell'Unione Europea, per esempio a Parma c'è l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare, e poi adesso esiste un vero e proprio servizio diplomatico europeo con la creazione del servizio esterno di azione comune, per cui esistono in tutti i paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali delle delegazioni, direi proprio delle ambasciate europee dove lavorano funzionari, e anzi ci sarà in futuro la possibilità di superare dei concorsi proprio indirizzandosi al servizio diplomatico europeo, quindi un'opportunità in più. Quali sono i pro e quali sono i contro? Sicuramente i pro sono molti, si partecipa a un progetto politico, istituzionale importante, estremamente motivante. Il lavoro è tanto, si lavora tanto, ma è estremamente interessante, esistono possibilità di carriera costante all'interno, c'è una grande delegazione di responsabilità, cioè la gerarchia è molto piatta, fin da subito si può assumere delle responsabilità anche importanti, essere esposti al negoziato, alla comunicazione, all'analisi, a fare policy maker in un certo senso. Tutte le formazioni sono interessanti e utili per superare un concorso, è certo che il grosso dei funzionari proviene da un background di tipo economico, scienze sociali, giuridico, però c'è posto anche per scientifici, per medici, per ingegneri, per veterinari, per agronomi, per statistici, a seconda dei concorsi specifici che verranno lanciati. Quindi lavoro interessante, lavoro ben pagato, lavoro stabile, lavoro duro, però in un ambiente estremamente stimolante. C'è qualche contro, è chiaro che si va verso una carriera permanente tutta svolta al di fuori del proprio paese, lavorando in lingue che non sono la propria lingua madre o perlomeno in misura marginale, però ci sono dei vantaggi, come dicevo, lavoro ben retribuito, stabile, scuole europee per i figli,
pari opportunità per uomini e donne, e qui vorrei dire in particolare che forse essere funzionario donna oggi è particolarmente interessante, perché gli obiettivi di pari opportunità sono molto importanti negli organici europei, quindi oggi a parità di competenza, a parità di merito, si tende a promuovere una donna. Non era proprio così quando ho cominciato io 30 anni fa, in cui all'inizio, ricordo nel primo colloquio di selezione che ho fatto, mi è stato chiesto se intendessi avere figli. Ecco, questo credo che se succedesse oggi, il funzionario in questione potrei accusarlo di mobbing o di harassment sessuale, proprio perché i temi della parità sono particolarmente importanti. Le donne italiane stanno facendo bene, molto bene, all'interno delle europee, quindi è un doppio appeal per lavorare in quest'ambito. Grazie.